Buongiorno a tutti. La lezione di oggi del professor De Licio verterà sul ruolo del centrale, quindi verranno analizzate le caratteristiche di base appunto di questo ruolo. Si tratta di una lezione interattiva, domanda-risposta, condotta dall'allenatore di Serie A2 femminile Mauro Chiappafreddo in collaborazione con gli istruttori tecnici di pallavolo del Centro Universitario Sportivo di Torino. Ci saranno rimandi sia relativi al settore giovanile sia alla serie A2 femminile. Buona lezione a tutti. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie sempre per l'attenzione e la presenza in questo, chiaro, in questo momento. E oggi abbiamo visto, parliamo del centrale e andiamo a individuare le doti fisiche e le doti tecniche. Senza dubbio la cosa più lampante per un centrale è l'altezza per quanto riguarda le doti fisiche, l'altezza e le leve lunghe, perché è un ruolo, indubbiamente, quando andremo a individuare una ragazza da mettere al centro, è un ruolo dove il fisico, le leve lunghe sicuramente hanno l'aspetto più importante, perché è un ruolo molto votato al muro. Indubbiamente, un centrale, sapete meglio di me che l'attacco è condizionato da tanti fattori. Il primo fattore è la ricezione, perché una ricezione staccata difficilmente, insomma, si riuscirà a giocare con il centro in attacco. Mentre, comunque la possibilità di murare c'è sempre. Quindi per individuare senza dubbio un giocatore alto e con le leve lunghe è fuori da ogni dubbio che uno lo individua subito come centrale. Una cosa molto importante è che alto con le leve lunghe, però spesso e volentieri troviamo degli atleti che sono dinoccolati, cioè tutti poco coordinati, ma una cosa appunto invece secondo me importantissima è la coordinazione. Spesso altezza e coordinazione non sono direttamente proporzionali e su questo infatti il lavoro dell'allenatore con esercizi di coordinazione e soprattutto esercizi di coordinazione anche di tecnica, ma prima di coordinazione saranno molto importanti. Un aspetto importantissimo, visto considerato che il centrale è un ruolo fortemente votato al muro, è la velocità e la coordinazione sulla traslocazione laterale del centrale sulla rete. Perché spesso e volentieri il centrale tende a essere troppo sotto rete, troppo attaccato alla rete, quindi nel momento del muro, quando c'è la traslocazione, va a sbattere con le braccia addosso alla rete, oppure vola saltando addosso al compagno o alla compagna, quindi la tecnica di traslocazione, la velocità di traslocazione e soprattutto la coordinazione a livello del baricentro e la gestione del busto e delle braccia per il muro sono fondamentali. Credo che sia molto importante in questo aspetto anche il core stability, perché come vedremo più avanti, posizionamento dei piedi e velocità e velocità appunto del gesto del muro, anche lì non, spesso e volentieri non sono correlati, perché più la velocità del muro e quindi l'alzata è veloce, più andremo ad incidere con busto e braccia piuttosto che con i piedi. Dal punto di vista delle tecniche, abbiamo già detto quindi il muro. Ciao Fulvio, buongiorno. E il muro, dal punto di vista tecnico, è l'aspetto più importante, e credo che sin da piccoli, sin da bambini, dovremmo andare a individuare che cosa significa muro lettura e muro adozione, perché la cosa più importante è che spesso il centrale debba murare tutto, invece non è assolutamente vero, e quindi qui mi aspetto diverse domande riguardo questa cosa qua, quindi muro lettura, muro adozione, muro contro l'attacca 2, muro contro l'attacca 3, muro contro una palla super e muro contro una palla alta, perché il centrale non è vero che deve murare tutto. Innanzitutto la prima cosa è che ti devono tirare addosso, perché si passa
delle volte in cui dice il centrale, ma non muro mai, non muro mai, non muro mai perché bisogna vedere se l'avversario tira anche contro il centrale oppure se tira sempre, sempre sulla parallela. Uno, due, credo che nella pallavolo ad alto livello, ma anche a basso livello, il centrale debba fare delle scelte. Quindi questo fare delle scelte, oltre che a essere una capacità insita della persona, quella di fare delle scelte è secondo me molto importante perché va appunto a valutare la possibilità di fare delle scelte e tralasciarne delle altre. E, la capacità coordinativa a livello del muro, abbiamo detto, è fondamentale, ma anche fondamentale a livello in attacco. D'attacco perché comunque ad ogni passo del centrale, anche del laterale, ma in particolar modo ad ogni passo del centrale corrisponde un'alzata, in particolar modo sulla costruzione della fast. Anche questo attacco è un attacco, secondo me, abbastanza difficile, ma si risolve mettendo l'attenzione sul posizionamento della rincorsa. E ad ogni posizione, quindi ad ogni stacco del piede, corrisponde un'alzata. Perché sennò uno comincia a dire: è colpa del palleggiatore, è colpa del centrale che sta in ritardo, è colpa del centrale che sta in anticipo, la palla è troppo attaccata, la palla è troppo staccata, la palla è troppo alta. Invece, secondo me, se uno associa a ogni passo della rincorsa un tipo d'alzata, è la cosa migliore. Come si fa a vedere facendo video, dando dei feedback appunto al giocatore e all'alzatore. Un aspetto molto importante dell'attacco è sicuramente questo, il polso. Oggi ho rubato una pallina a mia figlia perché dopo possiamo vedere degli esercizi. Il polso è di fondamentale importanza perché, spesso e volentieri un atleta non troppo alta, dove diciamo la capacità fisica non è predominante, è fondamentale la tecnica del polso perché ci sono centrali non altissimi con un polso velocissimo che portano via la palla al palleggiatore e su cui da parte dell'avversario sicuramente impongono delle scelte. Quindi il lavoro del polso sulla velocità e sulla sensibilità, secondo me, è fondamentale, in particolar modo nell'età 13, 12, 14, 14 anni, anche in età evolutiva, con atlete, che fanno, diciamo, della pallavolo la loro professione. E aspetti che secondo me differenziano un centrale rispetto a un altro sono i fondamentali minori, e cioè la difesa, l'alzata, bagger d'appoggio, bagger d'alzata e spesso, come ho detto, questi sono dei fondamentali che fanno fare la scelta di scegliere, diciamo, all'interno della squadra un centrale piuttosto che un altro, perché nell'efficienza, come ho detto, come ho scritto, diciamo, nella spiegazione, l'efficienza dell'attacco di squadra è molto spesso condizionata dai tocchi che non provengono da tocchi d'alzata che non provengono dal palleggiatore. In particolar modo spesso questi vengono dal centrale quando entra in zona 5 oppure dal centrale su una palla ricostruita in zona 3. E spesso capitano sempre poi nei momenti clou, perché in genere dal 20 in poi c'è sempre la palla che capita con un'alzata che termina con un'alzata del centrale. E avere un centrale che sa palleggiare o che sa fare un appoggio o che sa appunto fare una difesa perché non esplode la palla in mano è fondamentale. Vanni ha lasciato la riunione, Vanni partecipa. E questo, secondo me, sono gli aspetti, diciamo, tecnici importanti. Ultimo, ma non ultimo, è l'aspetto mentale di un centrale. Io sono stato, ho fatto questo ruolo tanti, tanti anni e l'aspetto mentale è importantissimo perché, come ho detto all'inizio, il centrale
Può capitare che attacchi molto, ma può capitare una partita in cui non si riceve e che attacchi magari soltanto sulle palle free oppure dei giri che non attacca per nulla. Questo fa sì che spesso e volentieri il centrale possa uscire. Possa uscire dalla partita o possa addirittura perdere l'attenzione sulla prima linea avversaria, quindi sull'attacco avversario. Quindi una persona di personalità importante, non a caso spesso o il centrale o il palleggiatore sono i capitani della squadra. Credo che sia fondamentale un grande equilibrio, il fatto che non attacco ma magari muro, il fatto di rimanere sempre in partita perché spesso e volentieri si fanno dei giri notevoli fuori, perché 3 giri su 6 si sta fuori. Credo che appunto la forza di volontà sia un aspetto, importantissimo del centrale. Come vedete nel palleggio, né per il centrale, ho inserito il fondamentale della battuta perché credo sia un aspetto importante per tutti i ruoli e quindi ne parlerò al fine dei ruoli. Ecco, auguri Viv, non so se stai online, ma auguri. E buon compleanno. E questo quindi riguardo la battuta, che è appunto sicuramente un aspetto importantissimo del centro, ma è un aspetto importantissimo del palleggiatore, dei posti 4 e dell'opposto. Purtroppo non del libero, magari del secondo libero sì, ma non del libero perché non siamo in America e quindi non batte. Io avrei terminato e credo che la cosa più importante sia vedere le vostre domande, rispondere alle vostre domande, soprattutto in relazione a esercizi, magari curiosità, aspetti che volete chiarire anche riguardo quello che ho detto prima, ad ogni alzata corrisponde un passo di rincorsa, eccetera, eccetera. Io sono disponibile alle domande. Ok, allora, la prima domanda, o comunque le prime due domande vorrei portele io, sono riguardo alla come aumentare la sensibilità di polso sul centrale e come chiaramente allenare e velocizzare la velocità di braccio, che è una delle caratteristiche peculiari appunto del centrale. La seconda domanda riguarderà poi il discorso del muro. Quindi, visto i video e gli esercizi che sono stati mandati sul sito riguardanti appunto i giocatori della Serie A, ho notato appunto che nello spostamento in questione, che era verso destra, non si faceva molta attenzione, diciamo, ad arrivare con il piede destro perpendicolare a rete, ma si prestava più attenzione alla posizione del piano di rimbalzo, arrivando un pochettino a scivolare in fuori. Quindi la domanda riguarda il come gestire poi questa situazione qui nel giovanile e su quale aspetto focalizzarsi di più, se sui piedi e poi sul piano di rimbalzo o viceversa, o trovare un compromesso tra le due cose. Allora, polso, braccio e muro e busto praticamente. Esatto. Ho visto soltanto una cosa, che Fulvio ha chiesto un attimo la possibilità di parlare, se non sbaglio. Volevo fare un'osservazione che secondo me è importante, in realtà Mauro l'ha già anche detto, però volevo evidenziarlo ancora. Il fatto di invadere con le braccia e le mani nell'altro campo, secondo me nel femminile questa è una carenza incredibile. Io ricordo 5 anni fa quando Vittorio Bertini mi chiese di fare il secondo a lui. Che una delle prime cose che notai rispetto al maschile era il fatto che non si andava dall'altra parte, delle mani con la rete, anzi, spesso si stava proprio sul nostro campo. Mi ricordo che lui, con fare un po' sornione, mi disse: Sì, prova, vedi un po' se riesci a trovare qualcosa per spiegarglielo. Ho cercato su internet delle immagini, dei filmati, no? Ricordate, no? Quelli dei maschi che escono, no? Con 4 braccia dall'altra parte, e io non sono riuscito a trovarne uno. Allora, nel femminile, per fargli vedere alle ragazze
che cosa intendevo dire. Volevo far vedere delle femmine, perché se gli fai vedere i maschi, ovviamente ti dicono, ma loro sono maschi, noi siamo femmine. E quindi, secondo me, una delle cose da impostare anche nel giovanile è proprio insegnare, Bravissimo. cioè entrare dall'altra parte, e soprattutto quando si tratta di entrare. Ha detto giusto Mauro prima, il centrale non deve murare tutto, ma soprattutto non sempre deve fare muro punto. Cioè, ci sono delle volte in cui toccare la palla è pazzesco, si vincono le partite toccando tante palle più che facendo uno, due, tre, cinque muri punti, secondo me. E mi permetterei di suggerire, di nuovo, io non faccio il giovanile, non lo so, ma di istituire anche delle situazioni premianti alle giocatrici, non solo quando fanno muro punto, ma anche quando toccano la palla io posso riattaccare, perché è un mezzo punto questo qua, perché io posso riattaccare. Quindi secondo me due aspetti, poi ovviamente concordo con tutto il resto, eccetera, eccetera, ma uno, andare di là con le mani e con le braccia. Due, capire che delle volte non serve fare, o meglio, non si può fare muro punto, ma toccare la palla e permetterci di rigiocarla è altrettanto fondamentale come fare un punto diretto. Grazie. Grazie Fulvio. Sono Grazie. d'accordo. Ok, posso parlare io? Sì, vai. Sto col microfono, Giorgio? Cioè, Sì. no, ok. Allora, sono d'accordissimo con Fulvio e vado in ordine perché mi riallaccio con la domanda che ha fatto Giorgio e poi finisco con diciamo rafforzando quello che ha detto Fulvio. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il polso e il braccio, Daniela secondo me rappresenta un ottimo compromesso sulla velocità del polso e sulla sensibilità del polso. Credo che ad esempio lei è sicuramente un rappresentante importante su questo aspetto, perché ha un anticipo con il braccio e con il polso, porta via la palla, diciamo, proprio al palleggiatore. E questo credo sia molto importante. Come lavorarci? Credo che la pallina da tennis, questo è un altro tipo di pallina, ma comunque la pallina da tennis sia fondamentale. Tutti gli esercizi di destrezza con la pallina da tennis. Io inizio sempre con degli esercizi facilissimi in cui blocco le braccia e lancio la pallina destra e sinistra lavorando proprio con la sensibilità del polso, cioè prendo la palla, arrivo, faccio muovere il polso, la rilancio e la passo, quindi senza muovere le braccia ma lavorando soltanto con il polso. E lo faccio a velocità lenta, ok? Poi alla massima velocità, cercando sempre di stare fermo con le braccia, con gli avambracci praticamente, e lavorando soltanto con il polso. E la stessa cosa lo faccio facendo degli esercizi alla parete, e cioè bloccando il braccio sul corpo e lavorando, lanciando la palla a terra soltanto muovendo il polso nell'intrarotazione e nell'extra rotazione. Non so se si capisce, se si vede io sto col telefonino, quindi spero si veda quello che sto facendo. E si danno degli obiettivi, quindi rimbalzo a 10 centimetri dalla parete, quindi cercando di lavorare soltanto con il polso. Quindi quando vado a lanciare la palla non faccio questo col braccio, ma lavoro solo col polso. E provate anche voi allenatori a lanciare la palla bloccando l'avambraccio e lavorando soltanto col polso a beccare a 10 centimetri prima della parete. È difficilissimo sia frontale sia laterale col colpo intrarotato e col colpo extrarotato. Poi altri esercizi di sensibilità sono ad esempio quello del lancio della palla e nel mimare l'attacco, cioè lancio la palla e vado a bloccare come se facessi il colpo d'attacco, quindi vado a prendere con la mano la pallina da tennis e lavorare, quindi porto il colpo a seconda su una direzione, quindi verso l'interno oppure verso l'esterno. Lancio la palla, la prendo e lavoro soltanto con il polso. Sono tutti esercizi di destrezza e di sensibilità del polso che sono fondamentali.
Questo è un esercizio che io definisco super analitico. Poi ci sono degli esercizi analitici dove mettiamo addirittura anche dentro un passo di rincorsa, due passi di rincorsa, i famosi attacchi con la rincorsa sopra alla rete dove andremo appunto a lanciare la pallina e a bloccare il braccio. Ma questo praticamente... aspettate che mi è partito WhatsApp. Eccomi. Ma questi sono degli esercizi già avanzati. Per quanto riguarda il braccio, braccio e polso sono strettamente legati, come ho detto. Io, per esempio, per il braccio, per la velocità di braccio, utilizzo moltissimo la tecnica dell'attacco sopra il plinto. Credo che a tutti i livelli, dalla 1 fino all'under, al mini volley, non dico mini volley, ma insomma all'under 12, l'under 13, sia fondamentale l'attacco dal plinto, dove andremo a sensibilizzare la capacità di distendere il braccio, ma soprattutto di lavorare con il trapezio per distendere il braccio. Quindi è inutile che distendo il gomito, eccetera, eccetera, ma è lavorare soltanto con il trapezio. Già quando lavoro solo con questa parte qua, quindi solo col trapezio già il braccio si distende da sé, sia fondamentale. È un lavoro che si differenzia dal lavoro che faranno gli opposti, che faranno i posti 4, perché nel centrale la cosa più importante è l'ultima parte del colpo, quindi lavorare soltanto sull'ultima parte del colpo dove verrà appunto evidenziata la velocità del braccio e la sensibilità del polso. Non credo onestamente nelle 2000 ripetizioni, perché più fai le ripetizioni e cerchi la velocità, più il colpo si rallenta. Quindi vedete che inizio 1, boom, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo la decima, dodicesima, massimo quindicesima ripetizione, dopo il colpo boom, va lento, il braccio perde la sensibilità, perde la velocità e il polso la sensibilità. Quindi credo non fare più di 10, massimo 15 ripetizioni e poi dare un recupero. Polso, braccio, muro. Il muro, rispetto a quello che mi ha detto Giorgio sul posizionamento del piede esterno, quindi il piede destro perpendicolare alla rete, oppure il piede sinistro, a seconda, insomma, della direzione del muro. Ritengo che a livello giovanile sia importantissimo lavorare sul posizionamento dei piedi, ma questo ad alto livello credo che viene compensato direttamente con la capacità del busto e la capacità delle braccia di andare dall'altra parte della rete, che significa che se un centrale va a murare contro una palla super, va da sé che la velocità di transizione a destra e a sinistra, quindi lungo la rete, è massima. Quindi le gambe, la partenza, diciamo, con le gambe cariche e con i piedi attivi è senza dubbio fondamentale, ma poi la perpendicolarità del piede esterno nell'ultimo passo rispetto alla rete perde di efficacia e ci si concentra con la parte alta del busto, dove sicuramente si andrà a compensare per andare ad invadere con le braccia dall'altra parte della rete. È fuori da ogni dubbio che su una palla più lenta, e quindi su una palla, diciamo, alta, e quindi anche a livello, diciamo, più basso, il posizionamento perpendicolare dell'ultimo passo perpendicolare rispetto alla rete è sicuramente più, diciamo, l'attenzione più è messa lì su quel piede lì. Poi ricordo sempre che si mura con le braccia e non con i piedi, e si palleggia con le mani e non con i piedi. Per quanto riguarda invece l'invadere, quello che diceva Fulvio, l'invasione delle braccia a muro e quindi è difficile se mi dite trovare qualcuno che va di là, sono perfettamente d'accordo. Credo che a livello più basso, credo che è proprio una cosa fisica del femminile, le
L'invadere, non, la non invasione. Ecco, io con le squadre che alleno ci lavoro molto su questo aspetto, ma mi è capitato anche a livello di under 16, under 18, di vedere appunto delle squadre che murassero poco. E secondo me questo murare attivamente poco invece delle volte è un premio. Delle volte è un premio perché ritengo che soprattutto a livello basso il muro non debba fare, la prima cosa, il primo obiettivo del muro è quello che non debba fare disastri, e cioè non debba prendere punti. Quindi premiare, sono d'accordo con Fulvio che spesso e volentieri premiare un muro passivo piuttosto che un muro attivo è in particolar modo a basso livello sia molto importante, perché spesso il saper toccare una palla a muro è migliore che saperla murare, perché spesso il muro, la palla si incastra tra il centrale e la rete, si incappa, passa in mezzo alle braccia, faccio invasione. Quindi credo che questo aspetto del premiare il tocco a muro, in particolar modo a basso livello, sia molto importante. Perché, ripeto, la prima cosa, il primo obiettivo, in particolar modo nel giovanile, è che il muro non faccia disastri, ma che al contrario invece tocchi la palla e ci dia la possibilità dietro di difenderla. Tra le varie domande, giusto per collegarsi all'ultima cosa che hai detto sul centrale, se fare muro attivo o passivo, soprattutto nel giovanile, eventualmente anche a basso livello, c'era Luciano che scriveva una domanda riferita appunto a questo discorso qui, se andare o meno a muro nel giovanile. Diamo la parola a lui. Nel giovanile, visto che la palla passa sopra il muro alta, chiede se ha senso che un centrale vada o non vada a muro, oppure se sia meglio posizionarsi in maniera corretta in copertura o difesa del pallonetto. Allora, io ritengo che a muro bisogna andarci sempre se la palla se la palla lo consente, cioè se la palla è vicino a rete, il muro nel giovanile, secondo me, è sempre opportuno andarci. Se la palla è sui 3 metri, è una palla alta, è sui 3 metri, non ha senso andarci. Quindi dipende dal posizionamento che la palla ha in riferimento alla rete. Più vicina la palla è a rete e più il muro dovrà essere presente, più la palla è distante dalla rete, più il muro dovrà ritardare. Nel frattempo, un'altra osservazione che è stata fatta nella chat da parte di Gianfranco, è più che altro un'affermazione piuttosto che una domanda, riguardante appunto l'ordine e il tempo a muro piuttosto che l'altezza del salto e un muro punto. Vediamo se ho compreso appieno la sua affermazione. Allora, provo a rispondere se ho capito bene, cioè allora, ordine e tempo di salto del muro. Credo che la cosa più importante sono due cose tutte importanti, cioè sia l'ordine al muro e il tempo di salto al muro, credo che che sposino bene il concetto che ha detto prima Fulvio, e cioè del premiare il tocco del muro passivo, e cioè di far sì che il muro a livello giovanile non faccia disastri. Quindi credo che sia da premiare l'ordine e la tecnica giusta di esecuzione del muro. Quindi, come ho detto prima rispondendo a domanda di Giorgio, e cioè sul posizionamento dei piedi, in particolar modo l'ultimo appoggio del piede esterno che consente di non volare al muro del centrale. Credo che nel giovanile debba essere fatto in maniera corretta. Quindi credo che la tecnica su questo fondamentale e la tecnica analitica su questo fondamentale sia importantissima. Su questo vale anche il tempo di salto, e il tempo di salto a muro si allena moltissimo facendo degli esercizi in cui
c'è il muratore a rete, dietro l'allenatore lancia una palla dall'altra parte della rete per un attaccante che attaccherà contro appunto il muratore posizionato. È fondamentale perché si mura la direzione di rincorsa in quel caso, ma si mura, ma si allena anche il tempo di salto a muro. E credo che questo sia fondamentale. Poi il tempo di salto a muro diciamo, assume dei significati differenti a seconda se un centrale mura ad opzione, ad esempio, contro un primo tempo, oppure se decide di andare a murare a destra o a sinistra, quindi contro il posto 4 o contro il posto 2, perché i punti di riferimento sono diversi. Però questa è un'altra domanda, e non so se intendeva questo oppure altro. Sul concetto ti rispondo subito perché credo di aver capito. Il fatto del muro non ordinato è perché secondo me il centrale non sa dove andare, che significa che torno a dire quello che dicevo prima, e cioè che il centrale non può murare tutto, ma spesso la colpa di noi allenatori è che il centrale deve andare a destra, a sinistra, a lettura e murare tutto. È secondo me molto sbagliato già a livello giovanile perché il centrale deve avere delle competenze nel muro uno contro uno o lettura o opzione, e nel muro a destra e a sinistra, quindi nella transizione, traslocazione a destra e a sinistra contro il posto 4 o il posto 2, perché deve avere un obiettivo, e cioè chiudere il muro, lasciare l'apertura contro, cioè il muro aperto con la sua compagna di 4 o di 2. Queste, secondo me, sono delle opzioni che il centrale deve avere subito chiare, e cioè con palla perfetta e attacco a tre. Anche a livello giovanile, ad esempio, la competenza del centrale, scegliamo che dall'altra parte c'è un centrale altissimo con le leve altissime che colpisce col braccio alto, allora il nostro posto 3 deve per forza, con palla all'interno dei 3 metri vicino a rete, saltare contro il primo tempo. Ora, se salta contro il primo tempo e quindi salta ad opzione, l'obiettivo è quello di murare la palla verso posto 5, verso posto 1, dritto per dritto, ma l'obiettivo è quello di murarla. E se il palleggio poi invece non sarà per il primo tempo, ma sarà per il posto 4 o per il posto 2, quella lì ormai è saltata, quindi non potrà mai andare a chiudere il muro a destra o a sinistra, ma il suo compito sarà soltanto quello di andare a prendere il pallonetto. Questo, secondo me, è fondamentale perché spesso il centrale nostro non sa se saltare contro il primo tempo, se andare a prendere il pallonetto a destra o a sinistra, se andare a murare a destra o a sinistra. Quindi è, secondo me, fondamentale. Aspettate che mi sono al telefono. È secondo me fondamentale. Quindi spesso il disordine a muro è dato dal fatto che l'atleta non sa cosa e come murarlo. Dipende appunto il muro dalla ricezione, quindi se la palla è vicino a rete o staccata a rete, se l'attacco è a 2 o l'attacco a 3. Quindi secondo me spesso e volentieri il muro non è ordinato perché il centrale non sa arrivare a destra e a sinistra, perché non ha la capacità di scegliere prima cosa fare. Ora, intervengo su tutti e due gli aspetti. La prima cosa è in relazione al fatto che giustamente a livello più alto la partita è preparata e quindi magari la gestione delle scelte di un centrale, no, è più marcata. Però credo che la stessa cosa a livello giovanile, comunque un centrale si trova contro l'attacca a 3 e un centrale si trova contro l'attacca a 2, e quindi la partenza già del centrale può essere differenziata in base attacca a 2, attacca a 3 o in base alla ricezione che si ha. Quindi,
Secondo me è diciamo, la preparazione di una partita è sicuramente fondamentale, ma già la gestione dell'attacco, quindi differenziare attacca a 2, attacca a 3 e differenziare magari già la partenza a muro delle braccia, delle gambe rispetto alla ricezione dall'altro campo. Quindi credo che questo già sia un aspetto fondamentale su cui lavorare già all'età giovanile, perché sono diversi, perché vedete spesso e volentieri che il centrale sta sempre in mezzo al campo, in mezzo alla rete, con le braccia basse, se la ricezione è staccata dalla rete o se la ricezione è vicina alla rete. E è un errore. Sono due cose completamente diverse. Quindi quella è già una scelta che si fa in base alla ricezione. Poi ci sono altre scelte in base all'attacco a 2 o in base all'attacco a 3, e cioè fare un passettino a destra, fare un passettino a sinistra, stare con le gambe sempre cariche, stare con le braccia sempre alte oppure con le braccia basse. Dipende dal tipo di ricezione e dal tipo di scelta. Quindi vedere un centrale che sta sempre nella stessa posizione in base alla ricezione che cambia o in base all'attacco davanti che cambia è già una scelta che non fa, e quindi prevede già che a destra o a sinistra arriverà in maniera errata. Questo è quello che penso io. Il secondo aspetto rispetto a quello che ha detto Daniele, cioè sulla gestione del secondo tocco, è fondamentale, torno a dire, che spesso e volentieri la scelta di un centrale la fanno i secondi tocchi. Quindi un conto avere un centrale altissimo 2 metri di noccolato, un conto avere uno magari 1,80 m che però gestisce tutti questi altri palloni. Torno al discorso che faceva Fulvio prima, è che a livello giovanile, ma anche a livello un pochettino più alto, il Murro non deve fare disastri, e cioè a saper gestire il secondo tocco, tipo l'allenatore. Partenza da muro, ok? Il muro è già piazzato, col centrale che va a destra e a sinistra, dall'altra parte della rete un allenatore che lancia una palla sopra il muro per non murarla, e lì c'è il centrale o il posto 2 che devono stare con le braccia già alte perché sta da muro, quindi non è che mi giro se la palla sta sopra la testa e abbasso le braccia, no, se la palla sta sopra la testa devo comunque alzarla in palleggio più alta possibile. E quindi la gestione a livello analitico di questi palloni qua, con tutte e due le mani se la palla è sopra la testa o con una mano sola, lavorando con le dita molto dure affinché la palla appunto si impegni e abbia una componente di verticalità importante, oppure se la palla è più morbida e ci dà modo di girarci l'utilizzo del bagger, se però è tutto condizionato a chi c'è dietro in difesa, perché se sappiamo che dietro c'è una persona a coprire, ad esempio, il pallonetto, è inutile che il centrale o quel posto 2 tocchino quella palla. Quindi credo che la gestione della palla, del muro e della difesa siano di fondamentale importanza e siano degli aspetti su cui l'allenatore deve mettere molta attenzione. Ad esempio, non è. Ne facciamo uno che è molto importante, e cioè è un esercizio molto dinamico con il centrale che va a chiudere, parte dalla posizione, diciamo, di lettura al centro, ci sono due allenatori sul plinto, uno in quattro, uno in due, e il centrale correndo, quindi con molta velocità, deve andare a murare a destra e a sinistra, con gli allenatori che cercano di colpire il braccio interno. Perché? Perché in relazione a quello che ha detto prima Giorgio, la prima domanda, cioè se si mura con il piede esterno che deve essere perpendicolare alla rete, eccetera, eccetera, credo che sia fondamentale invece la compensazione con il busto e col braccio interno del centrale, perché il centrale credo che l'attenzione debba sempre mantenerla sul braccio interno, e quindi se va verso posto a murare, verso il nostro posto 2 è il sinistro e il contrario è il destro, e quindi sottoporre il centrale a uno stress altissimo dove devi correre a destra e a sinistra e andare a murare forza, secondo me buttare l'attenzione sulla mano interna è importante. Io ho invece una domanda, io invece la pongo, e credo che sia una cosa importantissima da sfruttare, è che secondo me si mura con
questa parte qua, quindi con l'avambraccio e col polso, si mura con il trapezio e si mura con gli addominali. E credo che Omar su questo possa dire la sua. E mi piacerebbe che vedere appunto le atlete che siano concentrate sul trapezio, perché il muro non è soltanto questo, ma è questo, quindi la mobilità del trapezio, quindi come allenarla, l'avambraccio, perché spesso e volentieri le mani sono i polsi praticamente sono messe bene, ma il polso è fragile, invece le mani devono essere dure, questa parte qua deve essere dura, e l'addome, perché si mura con gli addominali e col core. Mi piacerebbe sapere Omar cosa pensa al riguardo, per dare anche un feedback su che cosa allenare e su che cosa fisicamente andare a. Arrivo, vedo Grazie. solo il video. Ok, ci sono? Omar! Ciao, ciao, mi Ci sei, ci vedete? sei. Allora, beh, intanto facciamo un passettino indietro su quello che era il discorso della velocità di attacco, per quello che diamo un parametro che sia, diciamo, corretto e un po' scientifico per quanto riguarda il volume sul colpo d'attacco dal plinto. Diciamo che dipende qual è il target. Se il target è sensibilizzare la mano, cioè quindi cercare di trovare precisione nello spin del pallone, per esempio, o comunque cercare di far arrivare a una velocità di braccio medio e uno spin qualitativamente alto, allora si alza un pochino il volume del lavoro e si arrivano anche 10-15 ripetizioni. Se invece il target diretto è quello della velocità di braccio, dopo 6-10 secondi, massimo 10 secondi, considerati i lanci ovviamente dell'allenatore, quindi anche un po' dipendente da quanto è bravo l'allenatore a mettere il pallone lì, perché non è una cosa ovvia. Il braccio rallenta perché comunque il corpo inizia a creare acidosi e l'acidosi fa rallentare. Quindi sto allenando un'altra cosa, sto allenando la resistenza alla forza. Ok? Questo per fare un piccolo back rispetto all'argomento precedente. Se prendiamo invece in considerazione quello che ha detto Mauro, è correttissimo. La fase di volo è molto dipendente dalla core stability, questo è evidente, perché comunque quando sono per aria non ho appigli e quindi è il mio centro che deve essere bello solido e lavorare, diciamo, in maniera attiva durante tutta la fase di volo in particolare. Come progressione, partiamo sempre da cose facili, quindi partiamo dalla parte in particolare del rinforzo statico, quindi per esempio il plank, per poi arrivare sempre a delle esercitazioni, diciamo più stimolanti e soprattutto che richiedono un maggior impegno sotto il profilo coordinativo, però come linea generale possiamo tenere. Cioè, vi lascio più che altro un'altra tips, un altro suggerimento. Privilegiamo in generale gli esercizi di stabilità che non a quelli di chiusura. Cosa intendo? Meglio fare il plank che fare gli addominali classici, il crunch per dire, il sit-up per dire. Perché? Perché logicamente andiamo ad allenare una situazione sul braccio di leva che poi è specifica. Ok? E anche per esempio il lavoro che citava Mauro sulla parte di corsa lungo la rete e arresto, quello può essere considerato un allenamento di core stability dinamico. Okay? Per quanto riguarda il discorso del trapezio, è altrettanto fondamentale, soprattutto se non hai. Cioè, ci sono due aspetti fondamentali a riguardo. Uno è il fatto dell'invadenza, perché logicamente, soprattutto se non hai le leve lunghissime, anche quello fa guadagnare centimetri. E
E ovviamente quel tipo di contrazione, comunque il reach del trapezio, quindi della spalla che si avvicina verso l'orecchio, dà una buona dimensione di solidità. Normalmente, se vai a pescare quella contrazione, riesci anche a estendere completamente i gomiti, e normalmente la distanza tra i pollici tende a restringersi. Quindi sono tutti fattori favorevoli per quello che poi è il fondamentale. Mauro, ho risposto più o meno? Sì, sono d'accordissimo. D'accordissimo, mi piaceva che lo dicessi tu, perché credo che sia fondamentale, insomma, mettere l'attenzione su questi aspetti che fanno la differenza ad altissimo livello, figuriamoci nel basso livello. Credo che sia fondamentale. Assolutamente, anche perché, come al solito, se più interveniamo precocemente, e più è probabile che l'atleta venga stabilizzato quando arriva alle categorie più alte, o comunque all'agonismo poi definitivo, quando poi la recettività, il corpo logicamente inizia a perderla un pochino, e aumenta però ovviamente l'esperienza e la capacità comunque di gestione con quello che però è più difficile poi avere dei piccoli miglioramenti su questi aspetti. Grazie. Grazie a te. Magari, se Debora ha piacere, non so se vuole dire anche la sua sul discorso, appunto, della velocità di braccio, dello spostamento a muro, sulla costruzione del gesto tecnico proprio nella fascia piccola, quindi dall'under 10 all'under 16, insomma, la fascia che sta curando lei, per dare due indicazioni tecniche, appunto, anche su questi aspetti qua, per gli allenatori che seguono quella fascia di età lì. Se c'è. Sì, eccomi qua. Devo attivare il videocamera. Eccomi qua. Buongiorno a tutti. Ciao Debora. Ciao. Allora, parliamo di fasi molto differenti, nel senso che un conto è l'introduzione dei primi salti a muro, un conto è parlare della specializzazione per quanto riguarda appunto lo spostamento del centrale. Quello che noto io a livello generale è una mancanza appunto di core in una situazione di fase di volo. Per cui, per quanto riguarda le più grandi, secondo me manca un pelino di valutazione del gioco avversario, che tende spesso e volentieri a condurre il centrale in ritardo nella posizione adeguata, e di conseguenza, non avendo una buona core stability in fase di volo, spesso tende a essere molto disordinato in quello che fa. Come alleniamo noi queste tipologie di situazioni? Le alleniamo ovviamente in situazioni di fase di volo e in situazioni, come diceva Omar, di plank piuttosto che un semplice crunch. Quello che mi interessava a me chiedere, soprattutto a Mauro, sono i timing, quindi i momenti di spostamento. Nel senso che ci sono varie filosofie di pensiero. Al momento non si ha una filosofia su quanto riguarda uno spostamento tecnico standardizzato, ma si parla di momenti di spostamento, per cui si divide il movimento del centrale, che sia shuffle, che sia apertura e incrocio, in momenti. Cosa ne pensi tu? Sì, e io sono d'accordo su questa cosa qua dei momenti. E io differenzio molto il muro a lettura e il muro ad opzione. E quindi, se si fa un muro ad opzione, ad esempio saltare contro il primo tempo, ok, allora si salta col palleggiatore. Se invece si fa un muro ad opzione, la scelta va fatta tra dopo la ricezione e prima del palleggio. Sì, no, questo sono d'accordo. La mia domanda era proprio su uno spostamento in apertura, quindi verso posto 2 o verso posto 4. Le nuove tendenze dicono che, o comunque nuovi studi scientifici, che non è importante se il primo approccio del movimento è in apertura piuttosto che, quindi apertura e incrocio piuttosto che uno shuffle, ma si riduce tutto in qualitativamente in momenti. Quindi
Quindi che non c'è una standardizzazione della tecnica per cui è più efficace apertura in crocio piuttosto che passo accostato, ma la qualità del gesto è data da quanti momenti io riesco a utilizzare, quanti meno ne riesco a utilizzare. Sì, allora sono d'accordo anche in questo. Io personalmente insegno il mio momento, credo che sia diverso dal maschile e femminile. Molto diverso, e cioè il mio modo di murare è molto più simile al maschile che al femminile. Il mio atteggiamento, diciamo, di passi, ok? Spero di riuscirmi a farmi capire, se no interrompimi, ok? Allora, ad esempio, io ho lavorato con Federica Stufi, ok? Che non faceva apertura e incrocio, faceva tutti i passettini accostati e poi l'ultimo incrociava. Però aveva un'efficacia a muro notevole. Di conseguenza la mia domanda è, anche a livello giovanile non standardizziamo secondo te una gestualità tecnica che ovviamente proviene dalla filosofia dell'allenatore, oppure cioè la standardizziamo o no nei primi approcci di spostamento? Io do la mia standardizzazione, cioè il muro al maschile. Secondo me il muro al maschile è la cosa migliore, e cioè come murano i maschi, cioè la partenza in lettura delle gambe, larghezza delle gambe, divaricata delle gambe, larghezza delle spalle, e poi apertura col destro, col sinistro e incrocio. Io do questo. Poi se vedi che un atleta magari non riesce ad arrivare perché ha le leve corte, ha le gambe corte e quindi necessita di un passettino in più, oppure perché non riesce ad aprire le gambe e necessita di un accorgimento in più, è una cosa diversa. Ma secondo me la tecnica è quella. Questo è il mio pensiero, eh. La tecnica è quella e insegno quella. Se poi una ragazza non ce la fa per motivi fisici o perché non riesce ad aprire con l'anca verso l'esterno, quindi prima deve fare per forza un passettino accostato e poi incrociato, dipende dall'atleta che hai, ok? Io, per esempio, ti ripeto, Federica Stufi, quando ce l'ho avuta a Villa Cortese, ce l'ho avuta a Piacenza, già aveva 22-23 anni, quindi era già un'atleta consolidata, e a quell'età non puoi dire no, non fai più il passo, due passi accostati e lo apri. È difficile farle cambiare un tipo di muro che ha già appreso. Secondo me la tecnica giusta è quella che va insegnata sin dall'inizio. Poi ci sono degli accorgimenti che magari cambiano a seconda dell'atleta, ecco questo. Io lavoro molto come fanno i maschi, proprio. Cioè la mia tecnica è la tecnica maschile. Ok, no, io sono d'accordo, io insegno di primo approccio apertura incrocio, anche se quest'anno mi sono resa conto, avendo uno dei miei centrali un pochino disordinato e con poca capacità di controllo in fase di volo, che perdere la frontalità con la rete e quindi fare apertura in croce piuttosto che uno shuffle, un passo accostato con la rete, la rendeva più disordinata nel salto a muro, e quindi abbiamo leggermente cambiato il suo spostamento. Quindi ho adattato anch'io in base all'atleta, ma di filosofia di partenza penso che sia la cosa più rapida e efficace apertura in croce e prebalzo prima del salto. Allora, dico, per esempio, ti faccio proprio una cosa. Allora, se tu guardi il muro delle nostre centrali, quando fanno l'incrocio, ok, verso destra o verso sinistra, è normale che il busto, no, lo mettono quasi perpendicolare alla rete, cioè la spalla è quasi perpendicolare alla rete, no? Quindi fai la rincorsa con le braccia e vai a muro. Federica Stufi questa cosa qua non l'ha mai fatta, cioè sta quasi sempre con le spalle parallele alla rete. Riesco a spiegarmi? Sì, sì, sì. I maschi invece, quando vanno a destra o a sinistra, aprono e quindi fanno la rincorsa e si trovano quasi con le spalle, non dico perpendicolari, ma comunque quasi perpendicolari alla rete, e hanno subito l'obiettivo di andare a chiudere il muro con il posto 2 e il posto 4, no? Federica, ad esempio, questa cosa non riusciva a farla, e quindi viaggiava quasi sempre così, leggermente in diagonale rispetto alla rete, mai riusciva ad andare a chiudere col 4 o il 2, ma stava quasi sempre con le spalle parallele.
però riusciva comunque a toccarla la palla, che diciamo come cacchio fa questa, però riusciva ad arrivarci uguale perché compensava con dei passettini, faceva accostato, accostato e poi incrociato, e certo nell'accostato le spalle c'era per forza parallele alla rete. Invece ti faccio un'ultima domanda: per allenare a livello specifico l'anticipo delle braccia, quindi l'ingresso invadente delle braccia rispetto all'arrivo dei piedi, cosa utilizzi tu? Le braccia, cioè le braccia di là della rete? Sì, sì, perché per me devono entrare prima a volte dell'arrivo del punto più alto di salto, mettiamola così. Cioè devono anticipare sul posizionamento Sì, io l'alleno spesso con l'elastico, cioè un elastico sopra il net della rete, con l'elastico, e devono andare con... Allora, questo è l'elastico, diciamo, questo qui è il net, devono entrare subito in questo modo qua, questo è l'elastico e questo è il net, cioè fare sentire l'invadenza delle braccia tra il net e l'elastico, lo faccio in questo modo qua, stando contratte con l'addome e lavorando col trapezio, questo. Okay. Non ho altri momenti, cioè posso farlo lanciando la palla. Allora, c'è l'atleta che magari fa la rincorsa l'allenatore sta dall'altra parte della rete, lancia una palla vicino al net e la ragazza prova ad andarla a prendere. Sì, lo facciamo. Ecco, e per cercare l'invadenza sono gli esercizi migliori. Questo lo fai sia col passo accostato sia col passo incrociato. È difficile perché ci vuole l'allenatore che lancia bene la palla, perché spesso e volentieri la palla o è staccata e quindi l'atleta va di là e salta e non riesce a prenderla, oppure la palla sta troppo nel campo del centrale e quindi ce l'ha dietro e quindi è inutile per allenarla. Ci vuole molta sensibilità dell'allenatore nel dare questo tipo di palla. Io in genere mi metto in zona 3 nel campo dell'altro campo, no? Rispetto a dove si mura, la palla vicino al net, il centrale fa il passo incrociato e va a prenderla. Ok? Ti ripeto, non è un esercizio facile perché ci vuole l'allenatore che lanci la palla bene, in modo tale che non sia né troppo nel campo tuo che la lanci né troppo nel campo del centrale, perché se no non invade più e riesce a metterci il net, l'elastico degli slip sopra il net della rete, cioè proprio questa sensazione di andare di là con le mani e prendere la palla. Spesso e volentieri i ragazzi riescono proprio a prenderla e a portarla con sé, perché è proprio è questa la sensazione del muro. E ti ripeto, io anche da centrale, non tanto da allenatore, è una sensazione, il muro lo senti prima, cioè quando lo prendi lo senti prima, con lo slancio delle braccia, la concentrazione sul braccio interno, e quindi è una sensazione proprio di prendere la palla, proprio come se dovessi prenderla e portarla nel tuo campo, non nel toccarla, proprio nel prenderla. Quindi la fai prendere coi polpastrelli? Sì, la faccio proprio prendere, sì, la faccio proprio prendere. E se uno non ci riesce, abbassa la rete. Però è proprio una sensazione. Ok. Mi spiego? No, io faccio fare pressione col palmo e presa con i polpastrelli. Sì, l'importante è che riescano a prenderla e a portarla con sé. Però costantemente noto che comunque sono spesso in ritardo con le braccia, che sia sul colpo d'attacco, non riescono ad anticipare le braccia rispetto al resto del corpo, quindi arrivano con i piedi in posizione dopo la traslocazione verso 2-4 e sono ancora spesso e volentieri con braccia in caricamento o braccia basse. Questo è il problema, che cioè acquisito lo spostamento, acquisito un buon controllo del corpo in fase di volo, mi manca ancora questo pezzettino che non so come curare, onestamente è proprio difficile con le ripetizioni, certo. Cioè bisogna provare, cioè proprio le ripetizioni, cioè non c'è proprio altro modo, perché l'ingresso, l'ultima parte dell'ingresso, quello delle braccia in super analitico, le braccia dall'altra parte della rete, soltanto ripetizione e sensibilità, perché come diceva Daniela prima, sentire la palla sul braccio interno è perché il centrale mura col braccio interno,
non con quello esterno, mura col braccio interno, perché se no, se uno non mette l'attenzione sul braccio interno, il centrale vola sempre via e quindi va verso posto 2 o verso posto 4. Se invece l'attenzione uno la mette sulla spalla interna e sul braccio interno, riesci comunque a toccare la palla e delle volte a murarla proprio. Ci vuole sensibilità e ripetizioni, sensibilità e ripetizioni. Tocca, 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 stai in ritardo, stai bene, bene con le gambe e male con le braccia. Purtroppo è ripetizione, il muro è ripetizione e sentirla, proprio sentire la palla sulle mani. Ecco, okay, che c'è un allenatore che provi a prendere sempre il braccio sinistro, 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 contro il muro del posto 2, il destro su quello interno, interno. Io spesso e volentieri quando faccio gli esercizi chiedo sempre se dove ho preso il destro o il sinistro, il destro o il sinistro. È importantissimo dare questo, avere questo feedback, perché se no non sai su che cosa stai lavorando. E invece se il centrale dice mi hai preso il destro, mi hai preso il sinistro, mi hai preso quello interno, è importante, perché allora stai lavorando nella direzione giusta. Ecco questo. Però ci vuole allenamento, perché una volta che hanno stabilizzato magari l'esercizio con i piedi, poi gli manca tutta la parte alta. E comunque torno a dire che si mura con le braccia e si palleggia con le mani e non con i piedi. Ecco. Certo, grazie. Prego. Ok, c'era Fulvio che ha chiesto di parlare, penso voglia aggiungere o chiedere qualche cosa. Vai Fulvio. Sentite? Adesso sì. Ok. Dunque, mentre Deborah parlava mi ha fatto venire in mente una cosa, vado però proprio fuori argomento rispetto a quello che stavate discutendo in questo momento qui, che è l'altezza del salto a muro, e che secondo me è importante soprattutto per le giocatrici molto alte che escono molto dal muro. Molto spesso loro fanno il salto massimale, quando invece non c'è necessità di fare il salto massimale, o anzi addirittura fare il salto massimale è uno svantaggio, perché gli dai troppe braccia, gli dai i gomiti all'avversario anziché il piano di rimbalzo delle mani. Ecco, secondo me è una cosa che bisogna anche allenare, non saltare sempre al massimo, ma saltare giusto, che può essere anche un salto di altezza diversa a seconda del giocatore avversario che si trova dall'altra parte. Credo che Mauro mi sia testimone quante volte quest'anno abbiamo lavorato su questo, o comunque insomma con i nostri centrali abbiamo trattato questo argomento. Quindi aiutare le ragazze a scegliere l'altezza a cui devono saltare, non sempre saltare il massimo, andare sopra la rete il massimo che si può, ma quello che è necessario. Io vi chiedo scusa, sono in ufficio a lavorare, quindi vi ho perso qualche volta perché ho ricevuto un paio di telefonate. Non so se si è parlato anche dell'attacco o se rispetto al centrale si è parlato solo sempre di muro. Se si parla dell'attacco, io vorrei porre l'attenzione sull'anticipo del primo tempo, che è un'altra di quelle cose che secondo me in particolare nel femminile si è carenti, mentre sarebbe molto importante. Però non so, se ne avete, magari ne avete già parlato, non è argomento di oggi, quindi mi stoppo qui per il momento. No, e allora sono d'accordissimo con Fulvio, e quindi è una cosa su cui noi abbiamo lavorato tanto, sull'altezza del salto e sul sapere chi hai dall'altra parte, perché se c'è un attaccante bassa, non ho molto alto, insomma, e tu continui a saltare alla massima esplosività che hai, porgi soltanto il fianco, perché comunque dai gomiti, dai solo possibilità dall'altra parte, no, all'attaccante di fare punto. Quindi sono d'accordissimo con Fulvio. Riguardo all'attacco non ho ricevuto domande, e credo che sia invece un aspetto molto importante, perché l'anticipo del primo tempo e l'ingresso diciamo del centrale rispetto al pallone credo che sia fondamentale. E qui torno a precisare che ha un'importanza fondamentale piedi e pallone, cioè piedi e alzata. Però se, ecco, quindi attendo domande al riguardo. Cioè ad ogni passo della rincorsa corrisponde un'alzata.
Questo credo che sia la cosa più importante. Ognuno poi la fa come preferisce, eccetera, eccetera, ma sento, ho visto allenatori porre delle domande, ho visto tipo, allora le braccia, devi avere le braccia davanti, quando sta con l'appoggio sinistro, la palla, no. Io ritengo che la cosa più importante sia focalizzare appoggio, piede destro, piede sinistro e palleggiatore, palla in mano. Credo che sia la cosa più importante, in modo tale che, se no è colpa sempre, o la palla è troppo bassa, la palla è troppo attaccata, il centrale sta troppo in anticipo, o il centrale sta troppo staccato. No, si vede dal video, se il sinistro ce l'hai quando il palleggiatore ha la palla in mano, allora è perfetto. E lì sì, magari si lavora sulla palla un pochettino più corta, la palla un pochettino più attaccata. Ma è una questione appoggio della rincorsa e palla in mano del palleggiatore. È sempre questo, sia per il centrale sia per il laterale. Anche la rincorsa di Fast, ad esempio, che è la cosa più difficile da insegnare, credo che invece sia la cosa molto più facile, perché in quella occasione là, ad esempio, io pongo il destro, il piede destro, quando il palleggiatore ha la palla in mano. Il resto, la Leggeri, ad esempio, io ho avuto la fortuna di allenarla e di lavorare con lei, quando faceva la Fast, era sempre tutti i passi d'accomodamento fino a che il destro l'aveva sempre quando il palleggiatore aveva la palla in mano, e poi era il sinistro e stacco, ma prima con tutti i passi di accomodamento. Posso ancora aggiungere una cosa? Anche concordo perfettamente su quello che dice Mauro. Secondo me c'è anche una diversità di rincorsa, mi viene da chiamarla così, non so se il termine è giusto, nella fase di contrattacco anziché quella di cambio palla. Io chiamo cambio palla, giusto, ancora la vecchia terminologia, cioè nel senso che spesso si perde il contrattacco perché il centrale si stacca troppo dalla rete per fare la rincorsa completa, mentre a volte nel contrattacco tu devi fare un passo, forse non hai neanche tempo di far passo, se non addirittura saltare sul posto. Però quante volte si perde non l'occasione, e secondo me va allenata questa cosa qua, perché se no tutte le volte il centrale, quando la palla viene di qui, si gira, vede, salta, non salto più perché intanto non ci arrivo con la rincorsa e così via. Bisogna allenarla proprio questa situazione qua, secondo me. So, giustissimo l'osservazione che fai, e è giustissima allenarla con le palle, con i palloni esclamativi, con obbligo di noi ad esempio nell'allenamento nostro lo alleniamo facendo con le palle con l'obbligo del gioco del centro, e cioè una palla quasi staccata da rete dove il centrale parte da muro e ha obbligo di attaccare lui, e noi abbiamo, cioè se l'attacco avversario proviene da zona 2, il centrale si ripropone a 7, se l'attacco avversario proviene da zona 4, il centrale si ripropone a primo tempo o a 2, se l'attacco a 3. Al contrario invece se è sull'attacco a 2, il centrale, l'attacco avversario proviene da zona 4, il centrale si ripropone sempre a 7, il centrale, l'attacco proviene da zona 2 a 7, da zona 4 si ripropone a Fast, si è centrale d'attacco a 2. Ditemi se sono chiaro o vado troppo veloce. Per me sono cose fondamentali queste, quello che ha detto Fulvio, sono cose fondamentali. Quindi lavorare in base a... Anche vedete con la nazionale il gioco è molto molto veloce, perché ad ogni passo corrisponde un'alzata, e la stessa cosa secondo me lavorare già da piccole sulle transizioni, e cioè appoggio, staccato da rete, un passo e attacco, è fondamentale. Noi ci lavoriamo in Serie A, ci lavoriamo, lo faccio come riscaldamento, le transizioni, e poi addirittura ci vanno ad attaccare sopra, quindi solo con un passo di rincorsa, per esempio per i centrali. Ok, ho visto nella chat che forse Van non ha capito un concetto, non so se quello a cui ti riferivi adesso anche nuovamente alla fine, sul discorso di a ogni passo corrisponde un attacco,
Poi non so se Deborah, che ha acceso il microfono, voleva fare una domanda, un'osservazione, e poi avevo 2 o 3 punti di riflessione sul discorso degli attacchi. Però volevo prima capire da loro se avevano capito quello che appunto hai detto tu o ci sono altre cose. Sì, io non ho capito che cosa significa a ogni passo corrisponde un'alzata. Sì, allora, ad esempio, la veloce dietro, la 2, quando, come fai ad insegnare la 2? Ti sentirai dire, no, come devo attaccarla? Per dare un punto di riferimento, io dico sempre il piede sinistro quando il palleggiatore ha la palla in mano. Riesco a spiegarmi, Ivanni? Cioè, l'attaccante sta col sinistro di stacco quando il palleggiatore è braccio alto, quando il palleggiatore ha la palla in mano. Tu lo vedi dal video, se questa cosa avviene il tempo è giusto, altrimenti è sbagliato. Piede sinistro, l'ultimo Cioè, passo. l'ultimo passo, certo, sì, l'ultimo passo, certo. Che è due o tempo, quindi il primo tempo è sullo stacco quando si sta staccando, ok, col piede sinistro, il palleggiatore deve avere la palla in mano. Se vedi che sta prima, che sta ancora sul destro, ancora sta caricando, è comunque in ritardo e quindi è sbagliato. Indipendentemente dalla palla del palleggiatore che si alza, alta, staccata, bassa, la trattenga, eccetera, eccetera, ma il tempo non è giusto. Riesco a spiegarmi, Vanni? Faccio un Quindi, altro esempio. La super del posto 4. Ok? Lascio il centro. La super del posto 4. Il posto 4 deve stare sul sinistro, quindi davanti, poi c'è il destro sinistro, ok? Quindi non sull'ultimo passo, ma su quello prima, quindi sinistro avanti, poi c'è destro sinistro. Il sinistro avanti lo deve avere l'appoggio quando il palleggiatore ha la palla in mano. E questo lo vedi guardando solo il video. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo quest'anno perché se no il palleggiatore dice quando, come gliela devo dire? Il laterale dice sto in anticipo, sto in ritardo. Se tu metti la concentrazione sul piede, ecco perché dico ad ogni alzata corrisponde ad ogni passo corrisponde un'alzata. Tutto quello che c'è prima è accomodamento. Mi sono sì. spiegato? Stessa cosa per la fast, il destro quando il palleggiatore ha la palla in mano e poi c'è sinistro e stacco. Tutto quello che c'è prima è accomodamento. Allora, intervengo su questa cosa qua, sono perfettamente d'accordo con te e su questa cosa dei piedi che hai detto del colpo d'attacco, d'accordo. Per facilitare una cosa, secondo me, per esempio, noi lavoravamo in questo modo qua. Allora, il centrale d'attacco a 3, ok? Daniela, quando andava a murare l'opposto avversario, si riproponeva sempre a 7, indipendentemente da dove andava la difesa, da dove proveniva la difesa, ok? Ma quando va a murare l'opposto, si ripropone sempre a 7. Quando va a murare il posto 4, invece avversario, si ripropone sempre a 2 o a primo tempo. Sì, questo sì. Capite? Così lei già sa che non c'è la rincorsa, c'è un passo solo, se, senza ferma, però è lì. E quindi il palleggiatore ha già 2 punti di riferimento, cioè sa che lei sta lì sulla 7, se poi indipendentemente Daniela sta senza rincorsa, però sta lì. E la stessa cosa se andava a murare il posto 4 avversario, il palleggiatore sapeva che Daniela ce l'aveva dietro a 2 oppure a primo tempo. Certo, ma infatti noi ci adattiamo così. Le indicazioni di Mazzanti sono state quelle di ricostruire un'azione tale per cui il centrale diventi molto imprevedibile, per cui con ripartenza sempre ampliando la rincorsa di discesa, con partenza sempre da un punto rete di zona 3, quindi con tutte le soluzioni di uscita, No, io che no. per persone normali è poco fattibile. Io non so così, non, cioè, apprezzo quello che fa lui assolutissimamente, anzi, complimenti, ma io credo di dare degli standard importanti, cioè magari
dare la possibilità su palla esclamativa o su palla di contrattacco la ricostruzione del centrale quando mura contro l'opposto a 7 sempre, e se c'è la possibilità che la difesa è un pochettino più morbida, magari si ripropone al primo tempo, ok? Ma sì, se no la cosa più facile è riproporsi a 7 e il palleggiatore già sa che lì sulla 7 c'è. Poi, con rincorsa o senza rincorsa, il top sarebbe perlomeno avere un passo di rincorsa. Certo. La stessa cosa, il centrale d'attacco a 2, se mura contro l'opposto, si ripropone sulla 7. Se invece la difesa è facile, magari riesce ad andare anche a fast, ma non è sempre così. E quindi certo, la prima opzione è quella. Quando il centrale d'attacco a 2 mura contro l'opposto, si ripropone a 7, e se invece mura contro il posto 4 si ripropone a fast o a 2 o a primo tempo, se ce la fa. Ecco. Certo. Però è uno standard nostro, e su questo standard noi ci abbiamo costruito tante vittorie, perché su ricostruzione comunque stavano sempre lì. E poi certo, se il centrale c'ha modo di andare al primo tempo, riproporsi col 7, riproporsi con la fast, o abbiamo una difesa della Madonna che la palla è spezzata e sta sempre per lì, o se no c'hai dei centrali alti 7 metri e velocissimi che riescono a far tutto, ma uno si arrangia con quello che c'ha, ecco. E invece ti faccio l'ultima domanda, poi lascio stare e lascio spazio a Omar che deve rispondere. Differenzi le varie tipologie di discesa e ricostruzione in base alla tipologia di difesa, o meglio, se si ha poco tempo, la discesa del centrale la lasci vicino a rete, per cui il centrale scorre vicino a rete, fa solo stacco e riattacca, sì, oppure sempre deve fare un paio di passi per ricostruire? No, fa solo stacco e riattacca, Deborah. In base alla tipologia di difesa, però, quindi si gira, discrimina e lavora. Bravissima, sì, così, sì. Il che non è facile, girarsi, discriminare e lavorare per le giovanili non è affatto semplice, però bisogna lavorare. Uno ci prova, e se no soltanto la componente dopo la ricostruzione, cioè quando muri contro l'opposto diventa a 7, punto, anche senza rincorsa stai lì. Tiri sul braccio e provi ad attaccare, se vedi che sei bassa e non riesci ad attaccare devi velocizzare, devi prendere comunque un po' di rincorsa, perché come dice Daniela, cioè ti devi rendere furba, cioè se non sei alta a 2 metri e quindi sulla 7 non puoi ricostruirla perché anche da ferma non riesci ad attaccare, devi essere più veloce possibile per cercare una sorta di rincorsa anche con passo per riproporti a 7, capito? Ecco, o ti infurbisci o se no non c'è un'altra. Va bene, grazie. Di nulla. Ok, io prima di far rispondere Omar a una domanda di Andrea, vorrei chiedere due cose che potrebbero essere utili per tutti, dalla costruzione dell'atleta, del centrale, dal giovanile in su. La prima domanda è se la 7 la inseriamo e la facciamo giocare con punto rete oppure come distanza dal palleggiatore. La seconda domanda, a cui chiaramente forse anche Omar può rispondere su alcuni aspetti fisici, è quando individuiamo il centrale, come cioè, le caratteristiche nel nostro centrale per poter farli iniziare a giocare fast, insegnargli il fast e quant'altro. Allora, io la 7 la individuo sulla ricostruzione, ad esempio, la individuo come il punto rete, perché ad esempio, come ho detto adesso, se il nostro centrale va a murare contro l'opposto, la ricostruzione è sulla 7, quindi il punto rete più o meno è tra 4 e 3. Altrimenti, in genere, è un po' anche la distanza del... secondo me è una via di mezzo, cioè su cambio palla è distanza centrale palleggio, su contrattacco spesso e volentieri dipende da dove il nostro centrale è andato a murare. È fuori da ogni dubbio che anche in base allo studio della partita io utilizzo spessissimo
il punto rete, cioè dipende come il palleggiatore è spostato, se sta molto spostato verso posto 4 e magari il centrale salta vicino al palleggiatore, io la considero comunque come 7, anche se comunque in primo tempo. Questo è quello che dico io, e cioè su cambio palla più che mai la distanza, ripeto, su cambio palla è distanza centrale palleggiatore, su contrattacco invece spessissimo è il punto rete, perché noi sappiamo che la ricostruzione deve andare lì, perché il centrale sta fisicamente lì e magari non riesce a fare la rincorsa. Per quanto riguarda la seconda domanda, a quale età, se non sbaglio, è meglio inserire la fast piuttosto che una cosa del genere, no? Sbaglio, Giorgio? Sì, più che altro è quando riconosco le caratteristiche sul mio centrale per poter insegnare la fast, fargli attaccare la fast in maniera corretta senza avere dei problemi particolari, insomma, quello è. Dipende sempre, secondo me, dalle capacità coordinative del centrale. È sempre, è come il terzo, la fast è come il terzo tempo del basket, quindi come ai bambini del basket viene insegnato il terzo tempo, non vedo il motivo per cui alle bambine della pallavolo non possa essere insegnato. Se posso intervenire su questo, il prima possibile. Punto. Perché io fino a 19 anni mi facevano fare un attacco da posto 2 con stacco a due piedi con la velocità della fast. Quindi facevo praticamente l'opposto. E quindi praticamente non ho mai acquisito una sicurezza, anche il solo semplicemente il gesto, la rincorsa, eccetera. Non sono mai stati, diciamo, non li ho mai ottimizzati o fatti miei, quindi prima che si può. Ok. E chiaramente secondo me va fatto, poi Omar sicuro ci può dare maggiori delucidazioni, però un lavoro anche di stacco con la gamba sinistra, cioè lo stacco a un piede, la parte muscolare fisica comunque deve essere già abbastanza formata, credo, nel senso che ci deve essere una certa stabilità, poi magari sono solo mie supposizioni. Ok, grazie Dani. E se Omar può darci un feed su questo discorso qui e poi anche rispondere alla domanda di Andrea, penso che poi possiamo concludere, se no ci sto arrivando, cose. Vai, arrivo. Grazie. Eccomi qua, aspettami che sto caricando il video. Eccoci. Allora, fammi un po' il remake. Allora, quest'ultima sulla fast, poi devi... per ricordarmi soltanto la domanda di Andrea che non me la ricordo. Allora, ovviamente è tutto giusto, nel senso che per quanto riguarda il discorso della fast, nel momento in cui tu riesci a essere abbastanza stabile fondamentalmente di ginocchia, ovviamente è meglio inserirla. Cioè, come faccio a dire se un ginocchio è stabile o non stabile? È una roba un pochino tecnica, però per esempio iniziare ad allenare ad esempio i balzi laterali, quindi partendo con un balzo a due piedi per intendersi, a destra a sinistra un po' profondo, per poi passare a quello che noi facciamo spesso, che si chiama high scatter jump, che è fondamentalmente un balzo da destra a sinistra ben coordinato, in maniera da saltare, staccare con un piede ed atterrare con l'altro, a, diciamo, su una distanza laterale di un metro e mezzo, un metro, quello che è. Logicamente quello inizia a dare delle garanzie sotto il profilo della stabilità dell'articolazione e ci dà delle indicazioni per quanto possa essere precoce l'inserimento. Il discorso coordinativo è assolutamente confacente a quelle che sono tutte le altre aspettative sotto il profilo delle fasi sensibili delle giovani atlete. Quindi, come al solito, come già si parlava l'altra settimana, la capacità decisionale
prima la inserisco meglio è. Questo è il punto. Ovviamente tenendo sempre in conto di quelle che poi sono le caratteristiche del singolo, quindi sia sotto profilo fisico sia sotto profilo dello sviluppo, quindi età biologica e diciamo età anagrafica. Poi l'altra, Gio, qual era l'altra domanda che mi hai chiesto? Sì, la domanda che ha posto Andrea in chat, ovvero lavori per il miglioramento e rafforzamento della retroversione del bacino, quindi dalla propedeutica a lavori di potenziamento come Roman chair appese alla sbarra o la barchetta, favoriscono meno un muro più solido? Sì, sicuramente sì, soprattutto, però logicamente Andrea è una questione di progressione. Già per dirti, parlare di, allora, un discorso è se sono al muro, quindi con la sedia romana, per tutti quanti fondamentalmente l'esercizio è quando mi siedo al muro e cerco di appiattire, cioè mi metto le gambe ginocchio flesso a 90 gradi con la schiena ben appoggiata e appiattisco la colonna contro il muro. Allora, ovviamente quella è una condizione statica e aiuta, così in progressione può essere fatto, può essere utilizzato in una fase di sensibilizzazione. Dei vari lavori, delle varie progressioni, cioè prima sensibilizzare la situazione, quindi ascoltare il movimento, quindi cercare di appiattire bene la colonna su una superficie, fare superficie costante che possa essere il muro, che possa essere il pavimento. Poi c'è la gestione statica della forza stessa del core, che viene gestita con il plank statico. Poi nell'ultima istanza c'è quella che il rock spine, quello che tu chiami la barchetta, perché logicamente in quella condizione, per intendersi la barchetta è posizione prona, gambe tese, braccia tese sopra il capo e si dondola avanti e indietro, quello logicamente favorisce già una situazione di tipo di stabilizzazione, seppur semplice, dinamica, e quella logicamente è la più specifica e performante. L'appunto per cui si lavora di più con le condizioni di core stability rispetto alle parti di flessione, quindi più con le tenute piuttosto che con i gradi di flessione, perché logicamente sono più confacenti al modello del fondamentale, cioè tu devi stabilizzare con le braccia tese sopra la testa. In più, altro appunto a livello preventivo, è che lavorando molto sui gradi di flessione, quindi gli addominali classici, quindi il sit-up o il crunch, si tendono ad accorciare i ventri muscolari, ed essendo uno dei infortuni più, diciamo, frequenti nel pallavolista muscolari è lo stiramento, lo strappo addominale, l'accorciamento della parete addominale frontale può essere un problema, cioè la parete addominale deve essere forte, ma deve essere forte ai gradi estesi. Ok? Ho risposto? Penso sì. Di sì. Sì, sì. Ok, va bene. Se c'è altro oppure stacco? Penso che possa andare bene, grazie. Oh, ok, chiudo il video. Ok. Direi che se non ci sono altre domande possiamo anche pensare a fare una sorta di chiusura, se Mauro sei d'accordo. Se non sbaglio, tu avevi anche fatto un accenno al discorso della battuta del centrale. Se vogliamo chiudere con questo e poi dare le ultime parole chiavi, direi che per oggi può andare bene. No, ma credo che sia un fondamentale quello della battuta, importante per tutti i ruoli. Io, come vedete, non ho, vabbè, oggi abbiamo visto palleggiatore centrale, mancano gli altri, no? Non lo inserisco in nessuno, perché lo inserisco una volta per tutti, perché è necessario e fondamentale per tutti i ruoli.
ritengo che la battuta del centrale, la maggior parte dei centri battono salto float da 5, ma credo che invece sia molto da rivalutare anche una battuta tattica, in particolar modo se fatta per togliere il centrale dall'attacco o seppur cercando invece di farlo attaccare. Credo che diciamo, l'aspetto della battuta del centrale sia molto importante. Perché è importante? Perché spesso quando il centrale va in battuta si lavora, io parlo da avversario, si lavora contro di lui. E cioè da posto 4 si cerca l'attacco sulla diagonale, da posto 2 si cerca l'attacco sulla parallela oppure il pallonetto. Quindi onestamente ritengo che sia un aspetto un pochettino più da trattare, soprattutto battuta ingresso in campo. Questo è l'aspetto più importante in relazione al centrale, perché si tende a dire, siccome il centrale nelle posizioni di difesa c'è soltanto un giro su tre, si tende magari a farlo allenare di meno. Invece credo che sia molto importante farlo allenare in particolar modo sull'ingresso, battuta, difesa, noi spesso lo facciamo. Perché l'avversario ci lavora contro, io ci lavoro contro, e quindi credo che sia un punto in più avere in campo un centrale che sappia fare una battuta tattica, ma soprattutto che entri in difesa in posizione attiva e non passiva. Ok, ci sono altre domande, altri spunti? Se no, direi che possiamo iniziare a chiudere il discorso. Io ragazzi spero di essere stato chiaro, secondo me abbiamo messo l'attenzione sull'attacco, sui tempi di salto, sulle caratteristiche che un centrale deve avere, sia mentali che fisiche e tecniche, e soprattutto anche sul muro, e cioè parola chiave, il centrale non deve murare tutto, ma deve murare ordinato. Ecco, questa è la cosa più importante.